Benvenuti, bentornati e ciao a tutti. Un brindisi con il caffettone a mia figlia che stanotte ha deciso che non era buona cosa dormire. Video improvvisato, nel senso che oltre a essere sfasata, perché come sempre, belle ste antenne, ma vabbè, sono stanca morta, arrivo da un weekend lungo perché oggi che è il 24, fortunatamente la scuola dei miei figli non fa il ponte, yeah! E quindi sono a scuola, però in compenso ho fatto sciopero venerdì, quindi weekend lungo con i bambini, stanotte non ho dormito, non so neanche come mi chiamo. Stamattina pensavo a che video girare per il canale, mentre ascoltavo a tutto volume una delle mie varie playlist di Spotify, mi è partita Lacrimosa. Se non sapete di che canzone si tratta, andate a cercare, scrivete Lacrimosa su Spotify, vi viene fuori. E così ho detto: ma quali sono? Mi è venuta proprio l'illuminazione: quali sono quei libri che mi hanno commosso, che mi hanno fatta piangere? Pochissimi in verità. Cioè, io qua ho una bella pila, ma di questa pila, gli unici che mi hanno fatto proprio piangere con le lacrime sono solo tre. E ve li ho tenuti in fondo. Però mi sono messa a guardare tra gli scaffali, ovviamente di sicuro qualcuno me lo sono dimenticata, anche perché ho dei libri in seconda fila, in doppia fila, quindi non avendoli sotto gli occhi magari non mi sono ricordata di libri che ho letto 20 anni fa e mi hanno fatto piangere anche l'acqua del battesimo. Però ho detto, oltre a quelli che proprio mi hanno fatto lacrimare, ci sono dei libri che per un motivo o per un altro mi hanno turbata, commossa. Quindi prendiamo un po' di questi libri dalla libreria, di quelli che mi hanno un pochino più colpita da questo punto di vista, dal punto di vista della commozione, e facciamoli vedere. Così ogni scusa è buona per parlare di libri, ovviamente. Sono tutti spunti per parlare di libri. Alcuni ve li ho già fatti vedere, altri no, non ve li ho mai fatti vedere, quindi è anche un modo per farvi conoscere o parlare insieme a voi di libri un po' dimenticati, di libri un po' âgés come me, un po' âgés. Vabbè, la smetto di dire cavolate, ho un sonno che mi vorrei accasciare qui e addormentare. Ma no, non lo farò. Cosa ho fatto? Ho dato un pugno troppo forte, vibra tutto. Allora, il primo libro di cui vi parlo è un libro di cui vi ho già parlato, libro che ho adorato, dovete comprarlo e leggerlo perché è stupendo ed è Punto di fuga di Mikhail Shishkin delle edizioni 21 Lettere. Sapete che è una casa editrice della mia zona di Modena, quindi ci tengo particolarmente a pubblicizzarlo nei miei limiti, nei miei piccoli limiti del mio piccolo canale. Perché è una casa editrice che sceglie dei testi molto particolari e a mio avviso, per quanto io per il momento ne abbia letti solo due, ma ne ho un altro in libreria che mi aspetta, molto validi. Hanno una cura particolare nel individuare autori e testi fuori un po' dagli schemi di quella che è l'editoria standard. Sono veramente dei geniacci quelli di 21 Lettere, quindi andate a spulciare il loro catalogo e fatevi ispirare e se non li conoscete, conosceteli perché ne vale la pena. Questo è il primo libro che ho letto sia dell'autore che della casa editrice, perché poi dello stesso autore ho letto anche Rushkimir, Guerra o Pace, pronuncia a caso ovviamente, a me viene questa sh così strascicata, ma magari è Ruskimir, a me viene Rushki, non so perché. E vi consiglio anche quello però è un saggio, questo invece è un romanzo di cui non so parlarvi, ha una trama difficilissima da spiegare, è un romanzo sicuramente che ha bisogno del suo tempo per essere letto, non è immediato, non è una di quelle storie dove sei subito immerso nell'atmosfera, nella trama, capisci tutto subito, ha bisogno del suo tempo, ma dà grandi soddisfazioni. Però è difficile spiegarvi di cosa parla, anche perché ho paura di far degli spoiler. E diciamo che ci sono due protagonisti, uno maschile e uno femminile. È un testo che può essere considerato un testo epistolare,
ma un testo epistolare sui generis, non è il tipico botta e risposta, non è la tipica lettera, il tipico scambio di lettere botta e risposta, è il racconto della vita di queste due persone, di questa donna e di questo uomo, partendo dalla loro infanzia, fino a quando poi si sono conosciuti, della loro storia d'amore e di come prosegue la loro vita. Non vorrei dirvi altro, perché è molto particolare ed è bello scoprirlo man mano che si leggono queste lettere, che sono un po' lettere, un po' diario personale, perché in queste lettere i protagonisti si raccontano, raccontano la loro vita e quindi li scopriamo man mano. Cos'è che mi ha commosso di questo libro? Non è un libro particolarmente commovente, non è un libro che mi ha fatto piangere, ma c'è un punto particolare della trama dove c'è uno sbalzo temporale che ti fa capire cose e lì mi ha colpito molto. Pensando alla vita di questi due personaggi, di come è intrecciata, di come sembra che vada avanti, ma a un certo punto c'è questo sbalzo temporale che ti fa capire che c'è stato un inghippo e quindi ripensi a tutto quello che hai letto, ripensi alla loro vita e poi vai avanti, leggi, capisci com'è andata avanti e com'è andata a finire e quindi ti viene un po' il magone, soprattutto per uno dei due, ma per tutti e due, ti viene un po' il magone. Quindi è un libro che anche da quel punto di vista colpisce, oltre al fatto che è un libro molto originale, è un libro complicato, ma non... questo non è un punto debole, il fatto che sia un libro complicato. Complicato non vuol dire che è difficile leggerlo, complicato è perché ci sono tanti pezzi da incastrare, bisogna stare attenti, leggere per bene, riga dopo riga, per appunto non perdersi quei momenti cruciali che ti fanno poi capire come è andata avanti la vicenda, come le vite di questi due personaggi abbiano avuto a un certo punto una svolta molto importante. Ve lo straconsiglio perché ne sento parlare troppo poco. Dovete comprarlo e leggerlo perché è un libro fenomenale. Poi passiamo a tutt'altro genere, libro che ho letto miliardi di anni fa e lo dimostra il fatto, vi piacciono i, lo so che vi piacciono i ritrovamenti nei miei vecchi libri, Un biglietto del treno, Modena-Bologna, Bologna-Modena, il 12 maggio, ah quindi neanche farlo apposta, quasi la data, sì, siamo a fine aprile, quindi 12 maggio, quasi la data esatta, del 2000. Molto bene. 1000 anni fa, quando ero una giovincella, avevo, sì, nel 2000, 12 maggio, avevo 19 anni, dovevo compiere 20 anni a ottobre e facevo queste gite a Bologna, perché Modena e Bologna è vicinissimo, in treno ci si mettono 20 minuti. Ah, che bello, quando andavo a fare le mie gite a Bologna in Montagnola. E sto parlando, scusatemi, perdono i miei ricordi. Brilla una stella di Daniel Steele, la storia di mio figlio. Daniel Steele, vabbè, autrice conosciutissima, io non ho letto molto di suo, qualcosa ho letto soprattutto intorno appunto ai 19-20 anni, poi nell'età adulta è un'autrice che non ho più voluto approfondire, non era più nelle mie corde. E non mi è mai dispiaciuta perché appunto ho letto alcuni suoi libri, ma... non fa tanto parte della rosa degli autori che recupero volentieri. Poi, se mi capita un suo libro tra le mani, lo prendo, lo leggo perché ha una prosa comunque scorrevole, si legge molto facilmente, delle trame, insomma. Che bella questa foto, non me le ricordavo più. Delle trame che possono piacere, delle trame piacevoli, però ecco, sono anni e anni e anni che non leggo più un libro di Daniel Steele. Questo però in particolare mi ricordo che mi aveva commosso particolarmente perché, appunto, come dice il titolo, Daniel Steele in questo libro racconta, della vita di suo figlio che purtroppo è morto suicida. È questo nella foto, qua vedete insieme alla madre, tra l'altro, anche all'interno ci sono delle foto di lui bambino e poi di quando era più grande, c'è questa foto. Questa foto simpaticissima di lui un po' scarmigliato qua quando era
un pochino più grande, un altro, un gran bel ragazzo, almeno a mio avviso, e di per sé, già solo per l'argomento trattato, cioè una madre che racconta la vita di suo figlio e la perdita di un figlio causa suicidio, è, cioè già solo dirlo così mi viene male, mi commuovo. Vi leggo qui la lettera di copertina per farvi capire meglio di cosa parla in questo libro Daniel Steele. Questa è la storia di un ragazzo straordinario che aveva un cuore d'oro, una mente vivacissima e un'anima tormentata. È la storia di un grande dolore, di una lotta disperata per la vita e di una durissima sfida contro la morte. Sono le parole di Daniel Steele che in questo commovente libro racconta dell'adorato figlio perduto e delle lezioni che ha imparato durante una difficile lotta contro la malattia. Fin dalla nascita, Nick Traina, secondogenito dei 9 figli della famosa scrittrice, è stato segnato da un destino particolare. Venuto alla luce con un parto drammatico, è stato sempre il più precoce, il più esuberante e con il tempo anche il più esigente dei fratelli. A un anno si esprimeva già con frasi compiute, era irrequieto, vulcanico e non dormiva mai. Crescendo dimostrava qualità straordinarie, come un notevole talento narrativo e geniali doti musicali, ma anche ritmi di apprendimento molto differenti, repentini sbalzi d'umore, scatti d'ira, feroci contestazioni, che poi controbilanciava con impetuose manifestazioni d'affetto, una contagiosa simpatia e una travolgente carica umana. Le sue spiccate stranezze, già osservate prima con sorpresa, poi con sospetto dalla madre, inizialmente non avevano destato allarmi negli specialisti da cui lo faceva ripetutamente visitare. Invece, il male subdolo che allignava dentro di lui stava facendosi strada rapidamente per esplodere in gravi episodi durante l'adolescenza, quando infine gli è stata diagnosticata la sindrome maniaco-depressiva e troppo tardi forse si è avviata una terapia. A 19 anni Nick è morto suicida. Quindi di questo parla questo libro, di malattia, di suicidio, di come una madre può affrontare la morte, se si riesce, se si può affrontare la morte di un figlio, di una vita straordinaria, di una persona estremamente intelligente e capace, che però era divorata anche da un grandissimo male, quindi si parla di malattia mentale, ed è un libro che mi ha, l'ho letto 23 anni fa, ma mi ricordo che mi ha straziata, anche perché bisogna essere particolarmente insensibili per non essere colpiti da un libro del genere. Poi, libro che mi ha fatto commuovere per altri motivi, perché qui ovviamente si parla di vita vera, di una vita spezzata troppo presto, e quindi veramente doloroso quando si legge di qualcosa di vero. Questo invece è una storia inventata che però mi ha fatto particolarmente commuovere, anche perché la storia è inventata ma il contesto storico è assolutamente vero, e quindi sicuramente ci sono state delle persone che hanno vissuto quello che ha dovuto vivere Tatiana nel Il Cavaliere d'Inverno. Anche questo è un libro che vi ho fatto vedere più e più volte, un libro che io ho adorato, il libro di Paulina Simons, è la storia di Tatiana e Alexander, ma non solo, soprattutto la prima parte l'ho adorata, perché oltre a esserci il germe di questa storia d'amore che poi scoppierà, sfocerà in tutto il suo fulgore, c'è tutto il contesto storico in cui è ambientata questa storia. Siamo a, non mi ricordo se viene chiamata Stalingrado o Leningrado, perché ha cambiato nome più volte quella città, e non mi ricordo qua se è Stalingrado o Leningrado. Bastava leggere qui dietro la prima cosa che dice Leningrado 1941 invece che andare a cercare tra le pagine. Quindi siamo a Leningrado 1941, quindi seconda guerra mondiale, e c'è tutta la descrizione di quello che è l'avvento della seconda guerra mondiale in questa parte d'Europa,
in un momento anche a livello meteorologico non tanto favorevole, perché si parla anche dei lunghi inverni di Leningrado e di quello che hanno dovuto affrontare, quello che ha dovuto affrontare la popolazione in quel periodo storico, in questo tipo di città. Non solo Leningrado, qua Leningrado, ma in generale. Mi blocco perché mi vengono in mente delle scene descritte in questo libro, di questi palazzoni con le scale ghiacciate e le persone che abitavano nel palazzo che non sapevano come scendere e salire perché le scale erano completamente ghiacciate, all'interno del palazzo erano completamente ghiacciate e tutte le descrizioni di cosa mangiavano, di quel poco che mangiavano, di cosa sono arrivati a fare, i personaggi di questa storia, ma sicuramente le persone che hanno vissuto nella realtà, la guerra e l'inverno a Leningrado in quel periodo, cioè delle descrizioni che veramente ti straziano, faccio fatica a parlarne perché pensare che non è tutto totalmente inventato, ma sono cose che sono successe anche realmente nella vita di persone reali che hanno dovuto affrontare questi disagi, questi enormi disagi, la fame, il gelo, mi viene male. Mi viene male, quindi la commozione, oltre che per la storia, nello specifico di Tatiana, Alexander e tutto quello che succede a loro come protagonisti di questa trama inventata da Paulina Simons, la storia travagliata d'amore tra Tatiana e Alexander, c'è anche tutto il contesto storico che rende ancora più. Così, il leggere Il Cavaliere d'Inverno, perché dici, cavoli, ma cosa hanno dovuto subire? Ma cos'è la guerra? Ma perché esiste la guerra? Ma non è normale che l'essere umano arrivi a questi estremi. Non è umanamente pensabile, eppure succede, continua a succedere, perché ancora nel 2023 il mondo è pieno di guerre e quindi è un libro molto commovente su questi due piani, sia quello fiction della storia d'amore struggente che sicuramente ti tiene col fiato sospeso e in alcuni passaggi commuove, sia quello non fiction dell'impianto storico su cui viene costruita questa trama. Poi un libro di cui ho sentito tanto parlare, anche perché poi è uscito anche il film, quindi se ne è parlato tantissimo, ma ultimamente è andato un po' in sordina ed è un libro che invece mi ha commosso particolarmente ed è un libro che non solo io, non lo dico solo io, ma penso che sia molto importante da far leggere sia ai ragazzini, ma da leggere anche da adulti. E sto parlando di Wonder. Ne sono usciti poi tanti di questa serie e ogni libro era intitolato con il nome di uno dei personaggi del libro principale, che è questo, del primo libro che è uscito. Io ho letto solo il secondo di questa serie e poi mi sono fermata perché, per quanto fosse interessante vedere la storia da altri punti di vista, ma l'ho trovato un po' ripetitivo e secondo me l'importante è leggere questo che è il primo. E già qui comunque abbiamo vari punti di vista perché il libro è strutturato per capitoli e ogni capitolo è raccontato dal punto di vista di un personaggio diverso. Quindi qua abbiamo Jack, che è uno dei compagni di scuola di August, che è il protagonista. Questo, ad esempio, è il capitolo visto dal punto di vista di Summer. Poi, se non sbaglio, abbiamo anche un capitolo che è dal punto di vista della sorella. Penso sia questo, se non mi sbaglio, della sorella di August. E il primo capitolo è dal punto di vista di August, che è appunto il protagonista, ed è questo ragazzino che ha una enorme deformazione che gli devasta il viso.
quindi molto evidente e difficilmente nascondibile, perché nascondibile? Vabbè, sapete che io invento le parole, perché appunto, essendo una deformazione sulla faccia, non può nasconderla, si vede, è evidente. Quindi di cosa parla questo libro ovviamente? Di emarginazione, di integrazione, di bullismo. La cosa bella, secondo me, se non ricordo male, perché l'ho letto veramente tanto tempo fa, però direi di non dire una castroneria, è che indagando la vita di questo ragazzino, anche dal punto di vista dei suoi coetanei, perché come vi ho fatto vedere ci sono anche dei capitoli che vengono descritti dal punto di vista dei suoi compagni di classe, per quanto ci siano dei ragazzini che ovviamente sono la controparte, la negativa di questa storia, perché sono quelli che emarginano Auguste per questa sua deformazione, che lo bullizzano, che lo trattano male. La cosa che mi è piaciuta è che non vengono trattati come ragazzini bidimensionali, cioè sono i bulletti, sono i cattivi della storia e quindi li descriviamo come tali. Ma viene indagato anche il loro punto di vista. Non è che vengono giustificati per quello che fanno, ma si cerca di capire come dei ragazzini così giovani, anche per quello che è il loro contesto familiare, per quella che è la loro educazione e per il semplice fatto che sono dei ragazzini. Quindi a volte i ragazzini dicono cose cattive, fanno cose stupide perché sono ragazzini. Non hanno il cervello di un adulto, non hanno l'esperienza dell'adulto. E ribadisco, non è una giustificazione, ma è un cercare di capire come mai a volte ci sono dei ragazzini. Perché qua si parla, se non mi ricordo male, di ragazzini delle medie, 10 anni, 10, 11 anni, si comportano in una maniera così cattiva. Non riescono ad essere accoglienti, perlomeno non di primo impulso. E a me questa cosa è piaciuta tantissimo, perché io penso che è giusto quando si tratta soprattutto certi argomenti molto delicati come questo. Non etichettare da una parte, quindi il ragazzino che ha il disagio, il ragazzino che giustamente deve essere compreso nella società, ma allo stesso tempo non mi piace neanche quando vengono etichettati i cattivi, perché semplicemente sei un bulletto, sei un ragazzino cattivo, e quindi ti dobbiamo trattare come tale. Anche perché spesso chi fa il bullo, chi si comporta male, è perché a sua volta ha un disagio suo che non è stato compreso, non è stato aiutato nel suo percorso di crescita, viene semplicemente etichettato come sei cattivo e quindi ti trattiamo come cattivo e quindi poi quel ragazzino continua a comportarsi come tale perché è l'unica via che conosce, è l'unico modo che gli è stato insegnato. Quindi a me piace quando questi argomenti delicati vengono trattati a tutto tondo e non solo etichettando lui è il poverino, è buono, incompreso e quello è il bulletto cattivo. Quindi si parla della vita di August che deve andare a scuola. Deve iniziare in una scuola nuova e tutto questo si analizza attraverso il suo punto di vista, quindi ovviamente le sue paure nel mostrarsi agli altri, nel dover affrontare tra l'altro un'età molto difficile che è quella della preadolescenza, dove qualsiasi bambino o ragazzino si sente sbagliato, anche quello che può risultare agli occhi degli altri più sicuro, più arrogante, bulletto. Ha delle insicurezze perché è una fase difficilissima quella della preadolescenza, dove sei ancora un po' bambino, ma sei proiettato nel mondo degli adolescenti, dei ragazzini, degli adulti. Sei in una fase di estrema trasformazione, quindi una fase veramente delicatissima e a volte ingestibile per loro e anche per noi adulti che dovremmo aiutare e accompagnare questi ragazzini. C'è il punto di vista dei genitori, se non ricordo male, c'è il punto di vista di tutti i ragazzini che lo circondano
e tutto quello che succede anche dal punto di vista della scuola. Quindi di come chi deve essere pronto e preparato per accogliere ogni tipo di realtà all'interno di questo microcosmo che è la scuola, dove queste realtà si incontrano, si scontrano e devono essere gestite, come lo faranno i personaggi di questa storia. Ve lo straconsiglio qualsiasi età, sia che voi siate genitori, io quando l'ho letto non ero ancora mamma, ma mi è piaciuto tantissimo lo stesso, se voi siete insegnanti, se siete zii, se siete genitori, se avete dei ragazzini, se siete dei ragazzini, non penso che ci siano dei ragazzini che guardano questo canale, però è un libro veramente molto bello e mi ha fatto commuovere perché ci sono delle svolte di trama, ovviamente, che fanno commuovere. Non vi posso dire perché e per come, non posso entrare nello specifico, lo so che sono molto vaga, però non posso entrare nello specifico, ma ci sono dei momenti di grande commozione quando alcuni personaggi arrivano alla comprensione di quella che è la vita di August e di quello che sta provando, e anche quando si leggono le stesse parole di August e di quello che lui prova, di come si vede lui e di come affronta lui il vivere con questa grande deformazione in faccia. Poi, questo è un libro che io mi ricordo che mi ha smosso qualcosa, mi ha commosso, ma non vi so dire perché. Che bello! Quindi leggetelo e scopritelo, perché qui veramente io ho il ricordo della sensazione, ma non il ricordo del momento, della trama che mi ha commosso. Quindi ve lo faccio vedere, ma non so che mi ha commosso, ma non mi ricordo per come, per quando e perché. Io e te di Niccolò Ammaniti, un libro minuscolo che si legge veramente in un pomeriggio, in una mattinata, quindi ve lo straconsiglio se volete affrontare Ammaniti. Non è il tipico Ammaniti, però se volete affrontarlo per la prima volta e capire com'è il suo stile di scrittura e se può essere nelle vostre corde, questo ve lo mangiate veramente in una mattinata, in un pomeriggio. È un libro che a me è piaciuto molto, vabbè, di Ammaniti mi è piaciuto praticamente tutto, io sono di parte, e mi ricordo che mi ha commossa. Nello specifico però non saprei dirvi il punto preciso dove mi ha commossa. Anche qui si parla di adolescenza, si parla di un ragazzino, quindi è un racconto di crescita. È questo ragazzino che non vuole andare a partecipare alla settimana bianca organizzata dalla scuola, direi se non ricordo male, quindi si rifugia in cantina. E qui ci sarà un incontro con una ragazza e quindi avremo l'interazione tra questi due personaggi e scopriremo man mano come mai il mondo interiore di questo ragazzino che si è voluto rifugiare in cantina piuttosto che affrontare la settimana bianca con i suoi coetanei. C'è questa crescita, questa indagine sull'adolescenza e sul mondo interiore di questo ragazzino e questa indagine sul rapporto di queste due figure all'opposto. Lei si chiama Olivia e lui non mi ricordo più. Come ti chiami tu? Pa, 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 pa. Non lo so, non lo dice anche perché è scritto in prima persona, quindi non lo dice neanche qua, no. Comunque, barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana bianca. Ah sì, Lorenzo. C'è scritto, era semplicemente la terza riga, se andavo avanti a leggere. Lorenzo, un 14enne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di felicità. Niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole incomprensibili fuori della porta e lui stravaccato su un divano, circondato di Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia che piomba all'improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità a far varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con questo racconto di formazione, Ammaniti aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile ritrattista e ci dà con Olivia una figura femminile di fugace e struggente bellezza.
Tra l'altro mi è venuto il dubbio, ma è un ricordo vago, ma Olivia dovrebbe essere la sorella di Lorenzo? Scusate, lo so che non sono belli questi momenti di silenzio improvviso, che io non taglierò perché mi scoccio a fare editing e quindi voi state qui ad aspettare con me. Vabbè, non lo so, mi è venuto il dubbio che Olivia sia la sorella di Lorenzo. Leggetelo così poi mi commenterete dicendo sì, avevi ragione, erano fratello e sorella, oppure no, ti sei confusa con un altro romanzo, e soprattutto sì, ti sei commossa perché in quel punto succede quella cosa. Ve lo straconsiglio perché Ammaniti è da leggere comunque, a prescindere che faccia commuovere, non commuovere, riflettere, non riflettere, è Ammaniti, quindi leggetelo. Poi, questo è un libro che ho letto abbastanza recentemente, quindi mi ricordo perché mi ha fatto commuovere, e l'ha letto anche Selvaggia, e so che a lei non è piaciuto, ma in molti punti non l'ha soddisfatta. Invece io l'ho adorato e stiamo parlando di Silvia Vallone, Da dove la vita è perfetta. A me Silvia Vallone piace tantissimo, mi manca il suo ultimo romanzo da leggere, poi ho letto tutto quello che ha scritto perché in tutto ne ha scritti quattro, direi. Ha scritto Acciaio, che è il suo primo e quella che il romanzo che l'ha resa famosa, Marina Bellezza, Da dove la vita è perfetta e l'ultimo che dovrebbe intitolarsi Un'amicizia, se non ricordo male. A me piace tantissimo, a me piace tantissimo la Vallone perché ha un modo di descrivere la vita ai margini magistrale. Lei racconta la vita ai margini nel senso che descrive queste vite ai margini sia fisici della città, perché spesso sono vite ambientate in periferia, lontane dalla città, lontane da quella che è la vita metropolitana, ai margini non solo fisici, ma ai margini anche della società, quindi queste vite di persone che vogliono riscattarsi, ma che hanno una quotidianità difficile, pesante, una quotidianità che risucchia queste vite, risucchia la vitalità di queste persone in questo modo di vivere che ti spegne, in questa vita di provincia che è uguale giorno dopo giorno, che è fatta di lavoro, famiglia, di responsabilità, di arrivare a fine mese, e ci sono sempre comunque dei personaggi, i protagonisti, ma non solo, che hanno questa voglia di riscattarsi, ma non è così immediato e facile il riscatto. Mi piace perché le vite che lei racconta sono vite molto vere, non sono storie dove il riscatto deve essere per forza eclatante, immediato e dove c'è il riscatto. Non sempre c'è il riscatto di queste vite. Quindi è un raccontare molto vero. Secondo me, e i personaggi io li trovo estremamente realistici. Qui mi ha fatto commuovere perché parla tanto di adolescenza, ma parla anche di maternità. Non vi dico come, perché ovviamente, come negli altri libri di cui vi ho parlato, sarebbe spoiler andare troppo nello specifico, e per me i libri sono proprio belli da leggere e da scoprire, anche perché quello che ha fatto commuovere me non è detto che faccia commuovere voi, quindi è bello anche nel leggere un libro che un'altra persona magari ti ha detto appunto mi ha colpito tantissimo, ma mi ha fatto commuovere, scoprire se suscita in voi le stesse sensazioni e negli stessi punti. Nello specifico a me ha fatto commuovere molto verso la fine, quando c'è una determinata situazione che si dipana, che si spiega e si va a toccare delle corde che da quando sono diventata mamma sento molto più sensibili dentro di me, delle corde che si muovono molto più facilmente e quindi mi ha commossa particolarmente. Leggetela, Vallone!
Tra l'altro ho appena fatto, cioè appena 2 video fa, questa nuova rubrica degli autori che iniziano con la A, e a Maniti e la Vallone non ve li ho fatti vedere perché, come vi spiegavo in questo primo video dove vi presentavo questa nuova rubrica, vi volevo far vedere degli autori meno conosciuti, dei libri meno conosciuti, ma ne approfitto in questo video per dirvi a Maniti, a Vallone. Mi raccomando, leggeteli. Poi c'è stato un periodo della mia vita, sempre intorno ai 20 anni, in cui continuavo a ricercare letture che parlassero di storie vere, di biografie di persone non famose che parlavano di come avevano affrontato la malattia. E storie purtroppo non a lieto fine, quindi malattie che poi portano alla morte, e io mi buttavo in queste letture. Mi viene l'ansia e l'angoscia solo a pensarci, ma ne leggevo parecchi di questi libri. Proprio andavo in libreria a cercare libri che parlassero di persone che avevano dovuto affrontare cancro, AIDS e cose del genere. Ovviamente rido, ma il mio è un riso nervoso e amaro perché mi viene da dire va bene, cioè leggere anche di questo, perché sono esperienze che purtroppo hanno vissuto altre persone, che arricchiscono in un qualche modo, ti fanno apprezzare ancora di più la vita. Però non sono mai stata molto leggera nelle mie letture, anche da giovine, cioè leggevo anche altro, perché ho letto anche 3 metri sopra il cielo, leggevo, adesso qua non si vedono, no, perché sono sotto, però tutta la collana, Red si chiamava, della Mondadori, se non sbaglio, che erano tutti dei romance, quindi facevo anche letture leggere, però poi mi appesantivo con questo tipo di libri. Nello specifico ve ne ho portati due che mi ricordo che mi hanno fatto. Ecco qui forse sono gli unici libri, insieme agli ultimi 3 che vi faccio vedere, che mi hanno fatto proprio piangere con le lacrime, e rappresentativi di quella mia fase appunto della vita in cui ricercavo questo tipo di letture. Piccola parentesi che mi è venuta in mente guardando questi libri che parlano di storie vere e che volente o nolente colpiscono al cuore, perché quando si parla di persone, anche molto giovani che hanno dovuto affrontare una malattia e che non ce l'hanno fatta e che sono morte, cioè devi essere veramente un cuore di pietra per non commuoverti. Non vi ho portato dei libri sul campi di concentramento, su questo tipo di esperienze, questi libri di non fiction che parlano di esperienze che ovviamente sono struggenti, ovviamente colpiscono al cuore e ovviamente mi hanno commosso e fatto piangere. Perché volevo farvi vedere altro. Ne ho tanti di libri che trattano l'argomento e tutti in una maniera o nell'altra mi hanno colpito, ma perché quando pensi a cosa hanno dovuto subire queste persone, cosa hanno vissuto, c'è chi è arrivato fino ai giorni nostri per poterlo raccontare, c'è chi non è arrivato ai giorni nostri e c'è morto in quei campi di concentramento. Quindi quando si parla di campi di concentramento, di guerre, di questo tipo di tragedie, che la storia, quella con la S maiuscola, purtroppo più volte ci ha raccontato, è normale che ci colpiscano al cuore e che ci facciano male. Quindi non le ho portate. Non perché non siano letture che mi hanno colpito, anzi, ma perché volevo farvi vedere altro. Quindi, ritornando a questi libri, allora, uno è Due o tre cose prima di andarmene, che già dal titolo Ansia, angoscia, di Ruth Picardy, non so come si legge, ed è la testimonianza di questa giovane donna che purtroppo è venuta a mancare alla giovanissima età di 32 anni, e mi fa specie perché quando io ho letto questo libro avevo più o meno 20 anni e quindi non che mi sembrasse vecchia una persona di 32 anni, ma c'erano quei 12 anni di distanza e anche una differente vita perché Ruth era sposata con 2 figli, io a 20 anni, cioè, lontanissima da questo tipo di vita, non sapevo neanche se avrei mai fatto questo tipo di vita, quindi sposata con una famiglia. Mi ha colpito per la storia che racconta e per il fatto che sia morta così giovane, ma la vedevo comunque come una persona adulta, lontana da me. Adesso ho 42 anni.
Quindi sono 10 anni dopo l'età in cui è morta Ruth, sono madre, e ho due figli ed è una storia che quando ho ritirato giù il libro e me la sono ricordata, mi ha colpito il ricordo di questa storia in maniera diversa, no, non so come spiegarlo, però leggere queste storie, leggere, no, quando l'ho letta e ricordarmi di questa storia, comunque pensare a storie del genere in due momenti diversi della mia vita, molto diversi, la me ventenne e la me 42enne, amplia ancora di più la riflessione sulla vita, su quello che è la vita, su quanto sia preziosa la vita, che a volte sembrano frasi scontate, ma non sono così scontate, perché nella nostra quotidianità ci dimentichiamo spesso di quanto è veramente effimera la nostra vita. Io oggi ci sono, domani potrei non esserci più per un motivo o per un altro. E quindi sono letture che mi rendo conto che nel tempo mi sono rimaste dentro e continuano a lavorare dentro di me, continuano a farmi ragionare e pensare e ovviamente mi hanno fatto versare fiumi di lacrime perché appunto, ritornando alla storia di Ruth, era questa giovane donna di 32 anni, sposata con due figli, due gemelli, che a un certo punto ha scoperto di avere un tumore al seno e nel giro di un anno se n'è andata. In questo anno di malattia ha scritto degli articoli per un quotidiano londinese e quando è morta questi articoli sono stati raggruppati insieme a delle email che Ruth si era scambiata con dei suoi familiari, dei suoi amici, dal marito e dalla sorella in questo libro, perché tutte le persone che l'avevano seguita durante l'anno di malattia attraverso gli articoli che lei scriveva per questo quotidiano londinese si erano talmente tanto affezionati a lei e si erano talmente tanto commossi per la sua perdita che appunto il marito e la sorella hanno deciso di omaggiare la vita di Ruth con questo libro per ricordarla e per farla sentire vicina a tutte le persone che l'avevano seguita con i suoi articoli e che erano stati colpiti dalla morte di Ruth. Quindi un libro molto toccante e quest'altro libro invece è Ho chiesto di avere le ali di Anthony Godbey Johnson. Anche questo l'ho letto intorno ai miei 20 anni, direi, perché il libro è del 93, ma sì, io 97, la seconda edizione italiana della Sonzogno, sì, penso di averlo comprato intorno ai 17-18 anni. E qua invece si parla di un ragazzino con un'infanzia veramente molto dura e travagliata che finalmente trova una famiglia adottiva che gli vuole bene, che lo adotta e gli fa vivere una vita finalmente piena, normale, piena d'affetto, fino a quando non scopre di essere malato di AIDS. E quindi anche in questo libro viene trattato il decorso di questa malattia e di come l'affronta Anthony. Volevo leggervi la lettera di copertina perché descrive meglio quello che è questo libro. Tony Johnson è un ragazzo biondo e con gli occhi azzurri come tanti, nato e cresciuto a New York in una famiglia a prima vista normalissima. A scuola è un ottimo studente e ha sempre goduto dell'amicizia e della stima di compagni e insegnanti. Ma dietro questa tranquilla facciata, come spesso accade, si è a lungo nascosta la realtà di una vita di violenze e maltrattamenti. Tony è stato per anni umiliato senza ragione dai genitori, che l'hanno sistematicamente costretto a dormire sul pavimento, picchiato e spinto a subire le violenze sessuali degli amici. A 11 anni finalmente ha trovato il coraggio di chiamare il telefono azzurro americano e ha così incontrato i suoi salvatori. Un uomo e una donna, entrambi operatori sociali, che conosciutisi al suo capezzale, si sono innamorati, si sono sposati e l'hanno adottato. Per la prima volta Tony ha conosciuto la confortante normalità di una famiglia. Una storia a lieto fine, dunque? No, perché 2 anni dopo l'adozione su di lui si è abbattuta una diagnosi terribile, AIDS. Ho chiesto di avere le ali, è la storia vera, narrata in prima persona, di questa avventura sconvolgente. Cioè, mentre vi sto leggendo la lettera di copertina, ho la pelle d'oca.
Ma non è neppure per un istante un libro mesto o sconsolato, è piuttosto la celebrazione dei valori della solidarietà, della tolleranza e dell'amore che plasmano l'esistenza di questo giovane coraggioso e quella di personaggi che lo circondano, i genitori adottivi. Vabbè, poi va avanti dicendo quali sono le persone che gli ruotano attorno. È un libro che ti stravolge, cioè chiudi l'ultima pagina e sei completamente distrutto. Ma come dice qua, non è un libro, che parole ha usato, mesto o sconsolato. È un libro scritto come inno alla vita. E quindi molto duro da leggere, bisogna. Tra l'altro ci sono un sacco di frasi che ho sottolineato. Il dolore della separazione non è mai tanto evidente come quando si ritrova la persona che si ama di più. Racconta di una sofferenza che va oltre le lacrime. I tuoi occhi sono troppo chiusi per piangere. Così, vi leggo frasi a caso che ho sottolineato 20 anni fa. Nessuno mi aveva mai detto che non si può obbligare le persone a essere speciali. È un libro molto forte, non per tutti, perché sicuramente sconvolge, ma sconvolge e mi ha fatto piangere, commuovere. Ma per certi versi, passatemelo tra molte virgolette, un bel libro, un gran bel libro, una testimonianza, una storia vera che può far tanto riflettere. Poi, un libro controverso, perché molte persone lo odiano, odiano la protagonista di questo libro, e molte persone lo amano, io sono tra quelli che amano questo libro. E sto parlando di Espiazione di Ian McEwan. È un libro controverso perché la protagonista fa un qualcosa, protagonista quando è bambina fa un qualcosa che stravolge la vita di altre persone. E oltre a stravolgerla ci viene raccontata tutta una storia con un epilogo, con un finale che ti fa rimanere a bocca aperta e che ha fatto, scusate la parolaccia, ma ha fatto incazzare tantissime persone. È un finale che sicuramente fa arrabbiare, ma a me ha fatto anche commuovere, non tanto nei confronti della protagonista, per cui comunque non ho sviluppato un'antipatia viscerale come tante persone che hanno letto Espiazione, ma perché il finale ti fa capire. Ti fa vedere sotto un'altra luce, sotto un'altra chiave di lettura, tutto quello che hai letto fino a quel momento. E quindi certe scene che già di per sé sono molto commoventi, secondo me, in questo libro, anche perché anche qui c'è un momento in cui due personaggi vengono separati dalla guerra, quindi ci sono dei momenti di commozione, ma quando arrivi al finale e ripensi a quello che hai letto, dici, oh mio Dio. E oltre allo stupore e sicuramente anche al momento di rabbia nei confronti della protagonista, io mi sono anche commossa. Poi cosa ve lo dico a fare? Anche il film è, secondo me è molto bello, ma sono di parte perché nel film c'è un giovanissimo James McAvoy, detto Ranocchione da me, che in quel film è qualcosa di spettacolare, bava la bocca, ma va bene, torniamo a fare le persone serie a parlare di libri e quindi per me Espiazione è un libro che per quanto mi riguarda può essere messo nei libri, nel calderone dei libri che mi hanno commosso. Adesso arriviamo ai tre libri che mi hanno proprio fatto versare delle lacrime, oltre a ho chiesto di avere le ali e due o tre cose prima di andarmene, che non ho messo in questa pila dei libri che mi hanno fatto piangere per semplice distrazione mentre li impilavo qui sul tavolo, ma quelli mi hanno aperto il cuore in due, ma sono storie vere. Queste invece sono tre storie di fiction, quindi difficilmente le storie inventate mi fanno piangere proprio con le lacrime. Tant'è che guardando la mia libreria, poi ribadisco, sicuramente qualcosa mi è sfuggito, ma guardando la mia libreria, questi sono i tre libri che mi sono venuti in mente così, perché mi ricordo ancora il momento in cui li leggevo e avevo i lacrimoni che scendevano. Quindi quando si tratta di storie vere che parlano purtroppo di malattia, di morte, di campi di concentramento, la commozione e anche il pianto fisico un pochino più facile per me è quasi scontato. Quindi
Quando si parla di fiction, quindi di storie inventate, è difficilissimo farmi piangere, come è difficilissimo farmi ridere proprio sguaiatamente, proprio con la risata, cioè non quella interiore, ma la risata fisica, così anche la commozione. È veramente difficile farmi piangere. Commuovere, sì, ma piangere con le lacrime, questi tre libri ce l'hanno fatta. Ma proprio i lacrimoni, ma proprio gli occhi gonfi della serie, mio Dio, cosa hai letto? Vi dico soltanto per farvi capire che Una vita come tante, che è un libro che io stradoro, è un libro stupendo, è un libro che mi ha straziato l'anima, ma paradossalmente, non essendo, pur essendo una storia molto più forte e dolorosa, perlomeno di due di questi tre libri che vi faccio vedere, non mi ha fatto piangere, non ho pianto, cioè mi ha addolorato, mi ha colpito, mi ha straziato l'anima, Una vita come tante, ma non mi ha commosso, fatto piangere. Quindi non so bene come funzionano i miei condotti lacrimali. Comunque, dopo questa premessona enorme, gigante, che a nessuno interessava, il primo libro che vi faccio vedere è Io, prima di te, di Giorgio, come cavolo si chiama, Moyes. Questo libro mi ha fatto piangere. Poi, a mia discolpa, senza nulla togliere al libro, perché non è che voglio denigrare il libro, però questa cosa la devo dire perché è vera, ho letto questo libro, che me lo sono letto in una giornata, l'ho iniziato il pomeriggio e l'ho letto fino tipo alle 3 di notte, me lo sono letto in una giornata intera, non riuscivo a staccarmi, me lo ricordo benissimo, lo dico perché me lo ricordo benissimo ed è un motivo per cui mentre lo leggevo e piangevo davo la colpa a queste lacrime che non si fermavano più, l'ho letto che ero a piedi pari in premestruo. E come si sa, molte di noi, quando sono in premestruo, sono più sensibili alle emozioni. Io, che già di mio sono meteoropatica, lunatica, sociopatica, antipatica e tutto collatica, quando sono in premestruo sono una persona intrattabile. Lo ammetto, lo so, perché già ho questo carattere un po' così. Quando sono in premestruo mi basta un niente per incavolarmi, mi basta un niente per mettermi a ridere come una deficiente, mi basta un niente per piangere coi lacrimoni. Quindi sicuramente complice la sindrome premestruale. Però è un libro che in effetti, per quello che racconta, soprattutto in un certo momento quando il protagonista maschile prende una determinata decisione, fa piangere. Poi, perché ho fatto questa premessa? Perché è un libro che mi è piaciuto, perché come vi ho detto mi ha tenuto attaccata alle pagine, mi ha commosso, mi ha fatto piangere, ma non ha secondo me il valore, senza nulla togliere, però non ha lo stesso valore che io posso dare appunto a un libro come Una vita come tante, che a differenza di Io prima di te non mi ha fatto commuovere, però cioè, tutt'altro genere di libro, cioè quello è 70.000 spanne sopra a questo, o i due libri che vi farò vedere dopo. E non è, sapete che io odio gli snobismi letterali, non è per denigrarlo, ma per comunque mettere nel giusto posto ogni libro che vi faccio vedere. Perché questo è un libro che tratta una tematica molto importante, perché parla di disabilità e come il protagonista maschile affronta questa sua situazione e la decisione che prende. Quindi a livello di tematiche penso che sia un libro importantissimo. Lo stile di Giorgio Moyes, per quanto sia molto fruibile, molto accattivante e lo leggi veramente, ti attacchi alle pagine, lo leggi velocissimamente, è molto facile da leggere, senza nulla togliere, però non è questo capolavoro della letteratura. Tutto qua. Però sì. Porca miseria, Giorgio Moyes, i lacrimoni, mi ricordo ancora che all'epoca quando l'ho letto, e vi ho detto, ho fatto le due di notte perché volevo finirlo, e nella parte finale proprio c'è le lacrime che scendevano a fiumi, e arrivò a casa mio marito dal lavoro e mi trovò a letto, una valle di lacrime. Cos'è successo? Sto leggendo questa storia. Scene bellissime. E quindi questo è stato il primo libro che mi ha fatto sciogliere in lacrime. Poi un altro libro che mi ha massacrata e mi ha fatto
Piangere copiose lacrime è Il miglio verde di Stephen King. Ci sono altri libri che mi hanno commosso di Stephen King, ci sono state parti in It che mi hanno commosso, ci sono state parti nell'Ombra dello Scorpione che mi hanno commosso, poi adesso non mi vengono in mente, ma sicuramente ci sono altri libri di King che mi hanno commosso, e questo anche per ribadire e ricordare che King non è solo uno scrittore dell'orrore. Molte sue storie hanno un impianto narrativo horror e si basano su storie che parlano di mostri che vogliono spaventare, che parlano di vampiri, di incubi, ma c'è molto di più. Stephen King fa molto di più e in questo libro abbiamo uno Stephen King per niente horror, uno Stephen King magistrale che ci racconta una storia che ha delle basi terrificanti, ma non a livello horror, ma perché ci racconta poi una storia. Parlare senza far spoiler, porca miseria. Che quando si scopre cosa c'è dietro la storia di un determinato personaggio e cosa è successo veramente, fa male, fa molto male. Ci sono dei personaggi qui dentro che odierete, uno in particolare, non mi ricordo più il nome. Ma veramente c'è cioè proprio da prendere a testate. C'è un personaggio, due personaggi, John Coffey e come si chiama lui? Ecco, Edward Delacroix. No, non è lui, non è vero, sto sbagliando. John Coffey e il quello che nel film è interpretato da Tom Hanks, non mi viene in mente, la guardia carceraria, il poliziotto che viene interpretato da Tom Hanks, che sono dei personaggi stupendi. Tra l'altro, scusate, mentre guardavo un bellissimo disegno, non mi ricordo chi l'ha fatto, vabbè, ve lo faccio vedere. Stupendo, ritrovamenti nei miei libri. Ci sono delle scene in questo libro, dicevo, dei personaggi che odierete, dei personaggi che amerete, delle scene che vi ammazzeranno. E il libro di per sé, quando arrivi all'ultima pagina, dici: oh mio Dio, che cosa ho letto! Io ho visto anche il film, molto bello anche il film, però vabbè, il libro è un qualcosa di spettacolare. Se non avete mai letto Il Miglio Verde, leggetelo, non c'è nulla di pauroso, nel senso che ci sono delle scene che creano tensione, ma non quella tensione del oh mio Dio, viene fuori il fantasma, viene fuori la strega dal ripostiglio, non a livello horror di tensione, perché comunque nella storia. Viene raccontato cosa succede in questo miglio verde, che è quella parte del carcere dove vengono messi i condannati a morte, che poi percorreranno questo miglio verde per arrivare alla sedia elettrica. Quindi ci sono comunque dei momenti di tensione, perché si racconta perché certi detenuti sono arrivati lì al miglio verde e stanno aspettando il loro momento per la sedia elettrica. Ma non c'è niente di horror, non c'è niente di spaventevole, è una storia che vi entrerà qui e non uscirà mai più. E se toccherà le giuste corde, come è successo con me, vi farà piangere tutte le vostre lacrime. C'è la scena di un determinato animale e di uno dei personaggi odiosi, e non vi dico altro, chi l'ha letto sa. Che tra l'altro, anche se ve la descrivessi, lì per lì. Voi direste, vabbè, cioè sì, ok, no, 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 come la descrive King, cioè piangi tutte le tue lacrime, vorresti entrare nelle pagine, prendere a schiaffoni quello stronzo e far qualcosa per quel povero essere lì. Vabbè, basta, la smetto. Ultimo, 2 secondi, perché di questo ve ne ho parlato in lungo e in largo, non poteva mancare Jeni la matta di Inés Cagnati. E è un libro che mi ha devastato l'anima, e quando sono arrivata alle ultime pagine che delineano il quadro completo di quello che è Jenny, quindi la madre della protagonista, perché in verità è tutto visto dal punto di vista della figlia di Jenny, che non mi ricordo ovviamente più il nome perché io chiudo il libro e dimentico, poi non so neanche se c'è il nome della figlia, vabbè.
E quando si delinea la figura di questa madre, del perché ha questo rapporto con sua figlia, di cosa le è successo nella vita, e le ultime pagine, che sono gli ultimi avvenimenti della sua vita, che si susseguono in maniera così veloce, e quindi tu dici: ma io avevo delineato un personaggio molto schivo, molto distante, per determinati motivi invece è successo questo. È per questo che lei è così, cioè ti colpisce dritto qua. Poi io ho fatto la cazzata che mentre lo leggevo stavo ascoltando una determinata canzone, quindi presa dall'atmosfera del libro, della canzone, cioè proprio sono uscita devastata da questo libro. Sono contentissima perché, a parte una persona o due, se non sbaglio, e tutto legittimo perché siamo tutti diversi ed è il bello di noi lettori. E tutte le persone che l'hanno comprato perché l'hanno visto qui su questi schermi consigliato da me l'hanno amato. Tutti mi hanno scritto praticamente la stessa cosa. È un libro che è bellissimo, ma mi ha devastato. Il succo è quello. E sono veramente contenta che abbiate seguito il mio consiglio e che vi sia piaciuto, nonostante sia un libro che sono quei libri che ti piacciono, ma che allo stesso tempo ti fanno crepare il cuore, ti devastano. Quindi, per chi ancora non l'avesse recuperato, comprate, leggete Jenny la matta se volete star male e soffrire. Bene, sicuramente ho detto delle castronerie, sicuramente sono stata confusionaria come mio solito. Un giorno forse tornerò a dormire e quindi forse tornerò un pochino più nelle mie facoltà. Che facoltà? Facoltà universitarie. Vabbè. Tornerò a essere, mi si è incollata anche l'occhio, tornerò a essere qualcosa, tornerò a parlare con un senso compiuto. Fatemi sapere cosa avete letto di questi libri, se li avete letti, se vi hanno commosso, quali sono i libri che vi hanno devastato a livello di commozione e di pianto. Fatemelo sapere, perché io ogni tanto ho questi periodi in cui voglio leggere quei libri proprio che ti devastano l'anima, quindi consigliatemi dei libri. Ricordatevi che con calma arrivo e rispondo a tutti, il periodo continua a essere abbastanza caotico e concitato, ma io vi leggo sempre e con calma vi rispondo. E basta, continuiamo a crescere, siamo 1500 e qualcosa. Grazie, grazie, grazie e noi ci vediamo alla prossima, direi con il book haul di aprile. Vabbè, ci vediamo alla prossima, scoprirete con che cosa. Ciao a tutti!